signori, se non si stoppa la TV non mi sentirete. Bentornati qui da Bast. Siamo ritornati qui con il post partita finale, il post partita che non pensavo di portare mai, cioè non speravo di portare mai, anche se negli ultimi anni avrei pensato di portarlo più di una volta visti i risultati. Siamo ritornati incredibilmente con un inizio abbastanza abbiamo capito di che regione, e siamo tornati qui apposta nel clima proprio bellissimo che si sta respirando in questo momento a Napoli, dell'addio di Insigne, con un po' spartita di una partita che del Genoa ha ben visto poco e non rimarrà sicuramente nella storia per noi. Napoli 3, Genoa 0. Vi invito a passare nel link qui sotto in descrizione e niente, cosa c'è da dire? Dopo 15 lunghi anni, proprio contro il Napoli, la squadra che insieme a noi tornò in Serie A in quel famoso Genoa-Napoli, siamo ritornati in Serie B. E non c'è molto da dire, non c'è molto da essere chissà che delusi o mettersi a piangere come fecero altri tifosi, perché noi siamo proprio partiti a inizio anno e siamo arrivati fino alla fine esattamente tra le ultime tre, quindi un'intera annata nella quale noi sapevamo già qual era il nostro destino, che purtroppo è stato deciso e non mi verrà mai tolto dalla testa da il grandissimo vecchio presidente, che tanto fenomeno si dichiarò con questa squadra da decimo posto, che alla fine ci ha visto retrocedere nonostante i battibecchi provati con la società 777, dicendo che lui avrebbe fatto sicuramente un buon mercato o probabilmente si sarebbe comprato più partite rispetto a quelle che poi ha fatto negli ultimi anni. Comunque, tralasciando questo discorso, siamo qui per processare la fine di un cammino che negli ultimi 5-6 anni, a parte l'anno scorso, ci ha sempre visto soffrire in modo inutile e quasi fastidioso. Oggi sono scesi in campo i soliti 4 baucchi, perché d'altro modo non posso dargli, soprattutto quelli davanti, che insomma ragazzi, i primi 20 minuti il Napoli ha fatto di tutto per aprirci le porte della porta, insomma sembrava abbastanza palese, poi si sono resi conto che il Genoa come squadra è veramente scarsa e probabilmente si sono messi anche a cazzeggiare e a giocare un po' meglio, perché era abbastanza palese come il Genoa neanche con le mani sarebbe stato in grado di fare gol, vista la traversa, vista le porta nova, le mille occasioni sbagliate da un giocatore che secondo me forse difensore centrale come suo padre sarebbe stato adatto, ma vista l'altezza mancata l'unico ruolo che gli hanno provato a mettere è quello di raccomandato, che gira per i campi di Serie A, perché altra soluzione non c'è. Un giocatore così inadatto alla Serie A non l'ho mai visto. Penso che la condizione fisica e atletica in Serie A siano la prima cosa, e se non ci sono quelle e nemmeno la tecnica, forse è meglio lasciar perdere, o comunque se si ha la fortuna di avere la raccomandazione, sfruttarla per fare due soldi, quello sicuramente. Il resto dei giocatori come Yeboah, Gudmundsson, Amiri, Galdames, giocatori privi di un'anima, giocatori che non ti danno niente, che non ti accendono la fiamma quando li guardi, giocatori che non hanno capacità tecniche e capacità di realizzazione di qualsiasi cosa, di un passaggio, di una giocata, il nulla atto cosmico, mentre una difesa buona che comunque regge l'urto finché può, affrontando comunque una squadra che non ha più niente da giocarsi e che quindi fa quello che vuole e prova a giocare con l'ansia che appunto dopo il 2-0 la partita sia completamente finita e che quindi non ci fosse più nulla da fare. Termina così quindi una stagione appunto, come detto, iniziata nel modo peggiore per colpa di Preziosi, che ha fatto una squadra imbarazzante al povero Ballardini, che secondo me tuttora, e ne sono sicuro, avrebbe fatto sicuramente più punti di quelli fatti da Blessin e da Shevchenko, e di questo ne sono certo, perché con un mercato fatto come voleva lui probabilmente il Genoa non si sarebbe ritrovato in questa situazione. Poi è stata fatta, diciamo, la prima cazzata della 777 prendendo un allenatore totalmente inutile, detto anche da me questo, come Shevchenko, che ci ha praticamente fucilato e condannato, perché perdere 6-7 partite di fila contro avversari nella quale se avessi vinto ti saresti tirato fuori ha praticamente reso il KO finale di questa squadra. Non a caso io sul mio Instagram a gennaio, l'8-9 gennaio non mi ricordo, contro lo Spezia dissi siamo in Serie B, e non lo dissi come tifoso caldo o a caldo, come tifoso che voleva che succedesse questo, ma lo dico come tifoso realista e come persona che quando parla del Genoa ne parla in modo più oggettivo possibile,
concedendomi ovviamente qualche volta il tifo, però vi posso dire che era palese ed evidente come il Genoa quest'anno non avesse l'assoluta probabilità di salvarsi, visto gli errori sotto porta e visto le grandissime cappelle fatte da tutti all'interno di questo enorme calderone. Diciamo che questo è stato il raggruppamento di un periodo bruttissimo che non verrà mai assolutamente ricordato. Si torna giù? Non importa, il tifo rimarrà uguale, io tiferò sempre, porterò sempre gli stessi contenuti, magari con una frequenza diversa, perché la Serie B ancora non la conosco ed è la prima volta che la vedrò, quindi dovrò cercare di adattarmi a quello che sarà un cambiamento un po' radicale, però sicuramente ci saranno video dallo stadio, ci saranno post partita e ci sarà un continuo, perché noi non molliamo e soprattutto non ci disperiamo andando in Serie B dopo aver fatto grandi cose, perché noi ormai stiamo pagando quello che invece è stato il contrario, ovvero non aver fatto nulla per anni e anni e anni. Quindi va benissimo così. Il progetto c'è, la 7-7 c'è, si spera di ripartire da Blessin e si spera di ripartire da 3 o 4 di questi e basta, tutti gli altri via, perché gente come Siri, Cuclicito, via, Badel, via, gente che non ha più voglia, via. Noi vogliamo gente fresca, motivata e soprattutto spero italiana e non danese, norvegese, ucraino, perché non tolgo niente a loro, ma mi piacerebbe ripartire da gente esperta nel settore della Serie B e non da gente pescata da campionati totalmente inadatti come quelli svizzeri, belga, insomma, abbiamo capito. Io non so cosa dirvi di altro se non un saluto a Insigne che si ritira da Napoli e un spero di ritornare presto in Serie A e noi ci vediamo assolutamente con un video, forse dallo stadio, l'ultimo in Serie A contro il Bologna, perché qua dicono che c'è ancora una probabilità di salvezza, ma mi hanno stufato a sentire dire questa cosa, perché io ne sono praticamente certo da mesi e quindi continuare a sentire dire sta cagata mi ha un po' rotto le balle. Noi ci vediamo qui, restiamo connessi e spero in un futuro di riportare subito ed esclusivamente dall'anno prossimo un ritorno in Serie A. Dai, ciao ragazzi!